Allora, io avevo annunciato, o meglio dire previsto, cioè visto prima, che Trieste sarebbe venuta a giocare questa come la partita nella quale chiudere la serie, perché conosco e rispetto profondamente i nostri avversari, perché conosco la saggezza e le lunghe vedute di Eugenio Dalmasson, perché conosco le capacità di Pecile, di Cavaliero, giocatori che ho allenato quando erano bambini. Ed era chiaro che se c'era una squadra, per quanto noi abbiamo cercato di alleggerire un po' il clima, era chiaro che per noi questa era l'ultima spiaggia, mentre per loro non lo era. Lo abbiamo capito, io e Stefano Comuzzo lavoriamo assieme da circa 25 anni e durante il riscaldamento ci siamo guardati l'un l'altro e senza aver bisogno di parlare ci siamo detti con gli occhi che il riscaldamento era, io sono credo di essere l'unico allenatore in Italia che fa riscaldamento sotto il canestro come se fossi l'ultimo degli assistenti, perché ho bisogno di sentire il polso della squadra. E mentre in gara 3 sabato c'era energia già dal riscaldamento, oggi c'era era tutto frenato, era tutto difficile, era tutto teso, e questa tensione nostra unita ai grandissimi meriti di una Trieste straordinaria che ha giocato con una lucidità e una freddezza invidiabili, guidata da un Daniele Cavaliero che non a caso è stato l'acquisto che loro hanno fatto per rinforzare la squadra. Noi purtroppo oggi, mi sono scusato con Daniele, ma lui aveva un male tremendo stasera e non ce la faceva. Però diciamo la grande saggezza di Eugenio, le grandi capacità tecniche e nervose di Cavaliero, di Pecile, di Daros, che ha fatto un canestro a tre punti nel finale contro Mancio, dove veramente mi sono sentito trapassare il cuore. Non hanno fatto i conti con una cosa, che noi siamo insieme per la gran parte da 2 anni e mezzo, che 2 anni e mezzo fa abbiamo detto che volevamo andare in A1 e non ci siamo vergognati di dirlo. In Italia c'è la moda, anche recentemente leggevo qualche mio concittadino che diceva: beh, se vinciamo va bene, ma se perdiamo viva l'Aipo Bon. Io mi permetto di dire viva l'Aipo Bon col cazzo, perché noi siamo qua per andare in Serie A1 tanto quanto Trieste. E allora questo trucco che si usa di dire sì, per loro la vittoria è importante, anche invece se noi perdiamo è uguale, col cazzo. Noi siamo qui per vincere e stiamo costruendo questa vittoria da 2 anni e mezzo, lavorando quotidianamente in palestra e lavorando ogni luglio mentre gli altri sono a casa o vanno al mare a Cervia. E queste sono le qualità che sono venute fuori, non a caso, con diciamo quelle che vengono chiamate le seconde linee, cioè con la panchina, perché è stato Nazareno Italiano con la sua energia a tenerci in vita, è stato Campogrande a tenerci in vita, e sono stati quelli che voi chiamate i cinni bolognesi a darci la vittoria, Matteo con dei canestri con la sua consueta freddezza, e poi Candy, col quale ho parlato a lungo ieri. Non vi dico cosa ci siamo detti, ma gli ho parlato a lungo e gli ho ricordato quello che gli sto dicendo da 2 anni e mezzo da questa parte. E ora, il merito è al 100% di Leonardo, che però ogni tanto, come tutti i giocatori, io non sono un allenatore molto che lascia passare, diciamo. E ogni tanto Leonardo, lo stesso Matteo, pensano che la mia aggressività sia contro di loro. Invece è a favore, no? Perché Leonardo davanti a sé ha un'autostrada, soltanto che ogni tanto ci vuole qualcuno che gli dia un colpetto mentre si sta addormentando alla guida e gli dica: guarda che è successo ieri, e sono contento che sia stato lui a segnare un canestro che credo, adesso non voglio, io non sono molto retorico, anche perché in Italia la retorica abbonda, ma io credo che indipendentemente dall'esito della serie, sulla quale poi voglio dire un'ultima cosa, io credo che questo canestro di Leonardo resterà nella memoria dei tifosi della Fortitudo per lungo tempo.
indipendentemente dal fatto che noi si vada in A1, cosa che io spero e per la quale stiamo lavorando da 2 anni e mezzo, o no. E questa è la cosa più importante, perché alla fine dei conti voi sapete meglio di me che si può passare rapidamente da uno scudetto a un fallimento, o da una serie C di 5 anni fa, 7 anni fa, una finale scudetto come Trento. Ci vuole anche un po' di fortuna, ci vuole molto lavoro, però credo che questo canestro, così come la prestazione della squadra, perché non ci siamo mai arresi, mai, anche quando eravamo sotto di 17, e questo grazie a un pubblico pazzesco, pazzesco, nel senso, in altre realtà, sul meno 17 con Trieste, che Mara maldeggiava in senso positivo, voglio dire, sono sempre stati, e lo saranno anche giovedì, degli avversari leali, noi non abbiamo mollato di un centimetro. E abbiamo continuato a giocare, 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 e siccome atleticamente siamo pronti per giocare fino ad agosto 4 partite alla settimana, nel finale la fiducia, il lavoro, il piacere di continuare a stare insieme hanno prevalso, per cui noi stiamo insieme fino a giovedì. E se qualcuno dovesse dirmi siete voi i favoriti perché noi, anche se non andiamo, poi io dico sì, noi siamo favoriti, perché noi col cazzo che vogliamo perdere. Poi perderemo, perderemo. Ma sta storia sei favorito tu, non sono favorito io, no. È da un anno che dico che siamo i favoriti noi e siamo i favoriti noi. Se qualcuno vuole chiedermi qualcosa io sono qua. Ma sì, diciamo nel manuale della psicologia dei playoff, alla pagina 7 c'è scritto una squadra che era sul 2-0, che perde di 16 gara 3 e che poi vince, o meglio dire spreme tutte le sue energie per vincere e poi la perde così, diventa sfavorita. Questo è alla pagina 7 del manuale. Io non ci credo. Io credo ai desideri, credo alle aspirazioni, credo alle ambizioni e credo soprattutto al fatto che non ci si debba nascondere. Il nostro è un paese nel quale si arriva in finale di Coppa dei Campioni e si dice no, noi siamo favoriti, no, le due migliori squadre d'Europa, però una delle due deve entrare in campo leggero perché sa che non è favorito, col cazzo, lo ribadisco. Noi stiamo cercando di educare questi giovani giocatori a vivere da favoriti, perché vivere da sfavoriti è la cosa più semplice del mondo. Se vinco va bene, se perdo uguale, mi metto in tasca lo stipendio e poi torno a casa, col cazzo. Noi stiamo cercando di educare questi ragazzi a vivere da protagonisti e da favoriti da quando avevano 17 anni e mezzo. Per cui è chiaro che andiamo a giocare una partita di una durezza incredibile davanti a un pubblico straordinario, che è quello di Trieste. E mi fermo qua, e però non raccontando le storie che adesso no, sono favoriti loro perché sono in casa e noi siamo lì, che andiamo lì così e poi dopo, col cazzo, noi andiamo lì per vincere, perderemo, perderemo, ma se perderemo, perderemo con lo stesso onore con il quale abbiamo giocato tutti questi grandissimi playoff. Sì. Siete riusciti a chiudere bene l'aria, nonostante anche quando eravate sotto, loro facevano sempre canestri difficili o comunque da fuori e voi tenevate bene le penetrazioni. Sei contento comunque di questa parte in chiave gara 5? Cioè dovrete fare su quelle situazioni ancora meglio o va bene così? Guarda, allora questa, come tu hai assolutamente capito, era una partita che si giocava tutto meno sulla tattica. È chiaro che come tu, per tutte le squadre di alto livello, e Trieste, ribadisco, è una squadra di altissimo livello, togliere il contropiede e non prendere secondi tiri è fondamentale. Noi l'abbiamo fatto per certi, ma avete visto per esempio l'inizio, ci strappavano i palloni dalle mani, perché avevano quella che un giorno si diceva l'energia dei nervi distesi, no? Cioè noi oggi proviamo, abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che sono loro a dover vincere. Quello che mi viene di pensare è che probabilmente adesso questa situazione psicologica si inverte. Allora però c'è un problema. Il nostro destino è quello di giocare gara 5 in trasferta. Anzitutto permettetemi di dire questo.
la dignità tecnica, emotiva, morale che queste due squadre, Trieste e Bologna, hanno dato a questa semifinale, io credo onestamente la equipari a una finale. Cioè, nel senso, siccome al di là del fatto di essere allenatore della Fortitudo e di essere in procinto di trasferire la mia famiglia a Bologna e di sperare che i miei figli giochino almeno più piccolo per la Fortitudo, alla quale sono molto legato, io so che giochiamo contro una grande squadra. Allora il problema adesso è: l'ultima cosa che ho detto nello spogliatoio ai miei giocatori non è stato tecnica, tattica, è stata: guardate che a parità di punti, rimbalzi, quello che vincerà sarà una palla vagante, sarà un tuffo, sarà il desiderio. E non è un caso che oggi siamo stati riportati in partita da due ragazzi bolognesi che avevano un enorme desiderio di continuare a godere della convivenza con questi compagni di squadra che ci hanno portati fino a qua. Anche se sono un allenatore che li rompe i coglioni dalla mattina alla sera. Ma non perché li voglio male, ma perché so quanto possono diventare e so che sedersi, cosa che hanno avuto tutti e due l'istinto di fare in certi momenti della stagione, è proibito. Perché come nella ritirata di Russia, chi si ferma è morto. Capite? E io gli rompo il cazzo dalla mattina alla sera. Grazie, arrivederci, sono stanco, scusate. Grazie.